So dov'è la chiave. Allora andiamo. Bene, vediamo che cosa c'è dentro. È presto. Dobbiamo ancora dare energia qui. Trova i piedistalli rimasti e inserisci le fonti di energia. Vado. Se non potevamo reggere la forza del sole, forse potevamo imbrigliarla. Sapevamo già generare dei campi per proteggerci in battaglia. Ma erano dispositivi molto piccoli. Replicarli in dimensioni proporzionate al mondo intero. Ci mancava l'energia. Metà pianeta, dissero allora. Sempre meglio che niente. Provammo. Fallimmo ancora. Un quarto, chiesero. Ma non era possibile. Un sesto, un ottavo, un decimo almeno. La risposta era sempre la stessa. Forse si poteva salvare una città. Ma non avevamo più tempo. Così rinunciamo. Solo un modo per saperlo.
Forza, Desmond. Entra. In attesa di scoperta? O si può forse mutare? Qui scoprimmo la risposta. E credemmo di essere. Furono usati per comandare, controllare, vincere. Ma presto scoprimmo un altro uso. Quando a molti schiavi era ordinato di credere, i pensieri prendevano forma. L'immaginazione diventava. 100 menti riunite potevano abbattere muri o creare alberi. E migliaia assieme? E 10.000? E di più? Potevamo unirci tutti quanti e annullare la minaccia. Decidemmo di mandarne uno in cielo per illuminarci tutti. Solo allora avrebbe pronunciato un'unica frase. Devi salvarci. In questo modo avremmo cambiato l'accordo. Avremmo salvato il mondo. Ma ciò non accadde. Ne lanciammo decine nel cielo, ma non si potevano più controllare. Ne potevamo dirigerne il flusso. O a servire il mondo, né dire la frase. Per quanto fosse assurdo e rischioso, poi provammo ancora di più. Prima idea fu tornare indietro, cambiare il passato, ma non sapevamo farlo. E in avanti potevamo guardare avanti. E così provammo a guardare oltre noi stessi per conoscere il futuro. Prima cercammo di scoprire se ci saremmo salvati, ma la risposta era sempre la stessa. Così provammo altre strade. Ma lei insisteva. Colei che tu chiami Minerva. Col tempo anche lei smise di cercare. Cominciò a parlare invece. Comunicava attraverso il tempo, sperando che tu ti salvassi. Nascondeva messaggi in luoghi nascosti.
solo per te e per chi è qui dentro. Affascinante. Sono stufo. I messaggi criptici, le minacce. Diteci che cosa volete! Ma lo fanno. Vi abbiamo visto i giganti, di fronte ai quali ci sembrava di essere come locuste, così dovevamo sembrare a loro. Immagina di spiegare tutto questo a un bambino piccolo, a una cavalletta. Quando dicevano che il volere degli dèi è inconoscibile, avevano ragione. Davvero. L'ho uccisa, sai? Ho ucciso Lucy. È stata la mela, Des. È stata Junon. Ho visto chi era. Cosa avrebbe fatto se fosse vissuta? Potevo fermarmi, cioè... c'era una forza laggiù. Ma non ero obbligato. Io ho scelto. Desmond. Lucy aveva intenzione di tradirci e riportare la mela all'Abstergo. Ho visto il lancio del satellite. Li ho visti accenderlo e poi... fallire. Qualunque cosa ci sia oltre quella porta, avvantaggia Junone. Dobbiamo stare attenti. Ti dico che c'è qualcosa qua giù. Ma piantala. Non lo so. Magari stavano dormendo tranquilli e li abbiamo svegliati. Forse erano in criogenia.
O ibernati. Cioè, come facciamo a sapere che cosa ci facevano qui? Stavano lavorando a molte soluzioni diverse, ma inutilmente. Passavano da una all'altra e poi... non lo so. Credo che abbiano rinunciato. Dopo la fine. Chissà come sarebbe il mondo se ci fossero riusciti. Guarda, mi preoccupa di più come sarà se falliremo noi. Salvezza. Trovarono un modo. Troppo tardi per loro, ma non per voi. Nascosto, per proteggerlo. Ma ora ti sbarra la strada. Trova la chiave. Il passato dirà. Anche se tute e scudi potevano proteggerci, non sarebbero certamente bastati. Non per tutti quanti. Così pensammo di cambiare noi stessi, in modo tale da sopravvivere in un mondo avvelenato. Fu Aita a offrirsi volontario per quegli esperimenti. Aita, mio marito, il mio amore. Alla fine ne fu cambiato. Fu rovinato. Ormai era prigioniero delle macchine. Il corpo sarebbe vissuto, ma la sua mente divenne così fragile. Mi implorò di liberarlo. Per giorni, settimane e mesi. Gli chiesi di darci il tempo di trovare un altro modo. Ma non c'era. Non per lui. Non per noi. Cos'è la coscienza se non una serie di impulsi elettrici? E il corpo è l'involucro di queste scintille. Ma è debole. Con il tempo decade e finisce in polvere. Ci chiedemmo allora, e se si potesse sostituire con
qualcosa di più forte e di migliore. Così ne creammo uno nuovo che potesse durare. Era così facile entrarvi. Ma uscirne, per farlo, ci voleva ben altro. Qualcosa di peggio. E così abbandonammo tutto. Mi chiedevo però se fosse la scelta giusta.
Forse ci siamo. Siamo dietro di te. L'ora della verità. Vieni. Infine, sei qui. Conosci la storia ora. Sai dei tentativi, dei fallimenti, le nostre speranze svanite. Salvo una. Toccalo su. La scintilla. La scintilla salverà il mondo. Fermo! Non toccare il piedistallo. Minerva. Tu? Ma come... come hai potuto? Hai distrutto il dispositivo. Credevi ce ne fosse uno solo. Che diavolo succede qui? Non devi liberarla. Liberarla? Giunone attendeva qui dentro di essere liberata. Ora ti spiego. Mentre noi provavamo a salvare il mondo, lei invece voleva conquistarlo. Ha usato le nostre macchine per mettere in atto i suoi piani. Divinazione con i numeri. C'è uno schema di resistenza. Capire i calcoli equivale a controllare il tempo. Questo era il mio scopo. Così ho costruito l'occhio per aiutarci. Ma lei l'ha usato per i suoi piani. Quando scoprimo il suo tradimento, vi ponemmo fine. E poi partì. Ma prima ti chiamammo, perché ci riprovassi. Ci sembrava sicuro senza di lei. Ora so che ci sbagliavamo. È sopravvissuta, ha resistito. E poi si è rimessa all'opera. Per secoli Tinia e io percorremmo il mondo, sperando di riaccendere il lume della civiltà. Condividemmo tutto ciò che sapevamo. Non eravamo gli unici, ma nonostante il nostro potere, la morte ci attendeva comunque. Prima però volevo controllare se avevamo avuto successo. Per questo sei qui ora? Speravo che saresti giunto fin qui a terminare l'opera. Ma ora è tardi. Voi e i Templari vi siete accapigliati dall'inizio. Avete sprecato secoli e avete perso la vostra occasione. Non vuoi più fermare la fine ora, Desmond? Solo sopravvivere. Lei mente! Tocca quel piedistallo e il mondo si salverà. Meglio che bruci piuttosto che lei si liberi. È veramente così? Mostragli su. Ma lui non capirà. È complicato. È... fa vedere. Se obbedirai a Minerva, il sole farà il suo corso. La terra si spaccherà e sputerà fuoco nel cielo. Tutto il mondo brucerà. Ma non sarà la fine del mondo. Sarà soltanto l'inizio. Verrà l'oscurità. Poi risorgerete. Deciderete di fare in modo che una tragedia simile non accada mai più. Diventerai un simbolo per i sopravvissuti. Speranza, sapere, determinazione. Ti spingerai a ricominciare, a rifiorire ancora. Il mondo guarirà,
come la vostra razza. Ma non sai che un uomo, debole e mortale, quando morirai, di te resterà solo un ricordo, una stirpe. All'inizio verrai ricordato come un eroe, poi come un mito, e infine come un dio. Che destino crudele, lasciare tracce per il loro bene e vedere che le utilizzano in modo abietto. Ciò che doveva favorire la vita, usato per giustificare la morte. E ora capisci che ciò che era sarà ancora. Allora dimmi, che cosa è meglio? Lei sacrificherebbe te e il mondo intero solamente per negarmi la vendetta. Diventerete i loro schiavi, Desmond. Non è per questo che lotti. Non è per questo che sei qui. Per dare alla tua gente non solo un futuro, ma la libertà. Quale futuro? Quale libertà? Migliaia di morti e l'intero ciclo ricomincerà. Questo mondo non è stato altro che miseria e orrore da che siamo partiti. Era il nostro dono. E così lo getteranno via. Basta! Non devi farlo. Qualunque sia il piano di Giunone, per quanto orribile ci sembri, riusciremo a fermarlo. Ma l'alternativa, ciò che vuoi tu, sarebbe ancora peggio. Se la liberi, lei vi distruggerà. Succederà in un istante. Niente dolore. Non devi. È fatta, Minerva. Ho deciso ormai. Allora dovrai convivere e morire con le conseguenze del tuo errore. Dovete andare, tutti voi, ora. Scappate il più lontano possibile. Vieni con noi, troveremo un modo. Non c'è tempo. Figlio. Sai che è giusto. È già iniziata, devo farlo ora. Andate! Andate! Una specie di enorme aurora boreale. Non si è mai visto nulla del genere. I testimoni parlano di tempeste elettriche e di strani fenomeni atmosferici. Le autorità invitano a restare in casa e ad aspettare. I geologi riferiscono di attività sismiche nell'intera zona interessata. Nel nord-est del Canada pare sia in corso la grandinata più violenta registrata. Satelliti e trasformatori saltano ora che i fenomeni sono più intensi. In tutto il mondo ci sono blackout. Si sta calmando. Focolai di attività sismica e vulcanica sono ancora attivi, ma l'intensità è calata drasticamente. È venuta la cimera del tempo perché gli esperti valutino la gravità dei danni causati dagli eventi di oggi. Tuttavia, sembra che il peggio sia passato. Continueremo a tenervi informati sui nuovi sviluppi. È fatta. Il mondo è sano. Hai recitato la tua parte, Desmond. Ma ora è arrivato il momento di recitare la mia.